Salve a tutte, perdonate i capelli mai messi in piega come si deve. E partiamo subito con delle cosine che io volevo farvi vedere, che ho preso da poco, sia di make-up che non di make-up. Allora, ho preso questa lozione corpo che per l'estate è bellissima, soprattutto di sera, ed è una body lotion shimmering. Praticamente è una crema che ha dei micro brillantini all'interno. Quando la applico, la pelle rimane tutta brillantinata e soprattutto di sera con l'abbronzatura, secondo me è divina. E questa l'ho presa da H&M e l'ho pagata 3,99, quindi non è poi tanto per una body lotion, visto che poi comunque vi dura, non è che voi la mettete come crema idratante normale, la mettete soltanto in determinate occasioni. E oltre a questa lozione da H&M, in regalo, siccome prendendo un prodotto della loro linea creme e cosmetici, potevi avere in regalo, c'era l'offerta praticamente prendi uno, prendi due, paghi uno. E ho preso questo profumino Body Splash Citrus Vaniglia, che è molto gradevole, anzi, siccome tra poco devo uscire, ne approfitto. Molto estivo. Poi sono passata da Kiko perché cercavo da una vita questo mascara, che è un mascara top coat allungante, naturalmente di Kiko Makeup Milano, e praticamente si applica dopo il mascara abituale che noi usiamo e tende ad allungare e a volumizzare le ciglia tantissimo. Io la differenza l'ho notata proprio tanto e allo scovolino fatto in questo modo, piccolissimo, un rotondino praticamente, non è il normale scovolino allungato. Prossimamente vi farò il video sul prima e dopo di questo top coat mascara. Questo l'ho preso al prezzo di 7,90, quindi come sempre la Kiko fa prodotti buoni ed economici e io mi ci trovo davvero bene. Sono contentissima perché finalmente ho la mia prima palettina della Kiko. L'ho composta io, ho preso alcuni ombretti che mi servivano per un'occasione speciale e che sono questo azzurro, questo bianco, questo lo uso come, più o meno come illuminante sotto l'arcata ed è, questi due sono quelli che io indosso in questo momento. Sono il numero, dove sta? Allora. Questo bianco è il 272, questo celeste è il 274. Sono molto pigmentati, molto accesi come colori. Per completare la palettina ho preso altri due ombretti che io uso giornalmente, poi perché a me piace usare su di me, ogni giorno ombretti colori che vanno più nei colori caldi, nel marroncino. E praticamente questo è il 220, 220, che è un rosa scuro antico che va nel marroncino e che io poi giornalmente vado a sfumare con quest'altro che è il 243 ed è un borgogna marroncino sempre, molto più scuro però rispetto a questo. Ok. Ah, quasi dimenticavo, oltre a questi prodottini che poi vi farò vedere in azione in altri video, ho preso questa tutina sempre da H&M, che è una jumpsuit corta praticamente, una tutina molto estiva, carina. Spero si veda. E questa l'ho pagata 10 euro, quindi veramente poco, ormai ci sono tutti i prodotti scontati anche quando non ci sono i saldi. E niente, io vi mando un bacio, vi lascio alle foto dei prodotti e spero che abbiate delle domande da farmi su come utilizzare, come utilizzate voi i prodotti della Kiko, gli ombretti, che trucchi fate. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!